Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, oggi sono da solo qui in radio, non c'è Francesco, e Francesco è impegnato da altre parti e niente, per cui la trasmissione la farò tutta io. Parleremo in questa trasmissione ampiamente delle affermazioni di Ratzinger, visto che qualcuno le ha definite anche demenziali in relazione ad Harry Potter, e però sarà interessante anche capire che cos'è il cristianesimo, che cos'è la religione cristiana, proprio anche partendo dalle affermazioni fatte da Ratzinger su Harry Potter. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Una cosa prima di iniziare la trasmissione vera e propria, che si incentrerà chiaramente la prima parte almeno su notizie di ordine giornalistico che sono venute fuori in questi giorni, e nella seconda parte poi vedremo eventualmente cosa fare. Penso che riprenderò in mano il crogiolo dello stregone, perché il lavoro che stavo facendo sulle Upanishad, cioè l'interpretazione dell'Upanishad che avevo cominciato anche a trasmettere qui in radio, ho dovuto un attimino fermarlo perché tutta una serie di condizioni di lavoro mi hanno impedito di andare avanti. In pratica sto costruendo tutto un sito in internet su cui concentrare la maggior parte dei lavori, cioè ho acquistato un dominio, insomma, in pratica un sito in forma nuova. E naturalmente questo implica molto lavoro per riuscire a linkare tutti i testi, trasferirli, trasportarli, dargli un certo ordine, una certa misura, presentarli in un certo modo. Se qualcuno va in cerca in internet, in questo momento non trova più per esempio il commento all'inomerico a Demetra, non trova più i misteri di Usini, non trova più il commento al papiro di Darveni, non trova più i testi sulla escatologia orfica, non trova più i testi relativi per esempio al commento della Teogonia di Esiodo, cioè, o lo trova, se riesce a trovare qualche pagina, la trova nella memoria di Google, cioè nel copia cache che fa Google, perché sono state levate via tutte quante, ed è tutto quanto un lavoro in ristrutturazione, tutto un lavoro in trasformazione. Non c'è molti problemi perché il dominio ormai è a posto, cioè è stato acquistato. Si tratta soltanto di costruire l'home page e di trasferire dopo sistematicamente tutte le pagine. Un lavoro che si fa abbastanza presto, insomma, senza grandi problemi o grandi intoppi. È solo una questione di tempo, cioè una questione che chiaramente è lavoro, impegna, e naturalmente non è che lo faccio come professione, cioè lo faccio come professione, ma non è che occupo il tempo da professionista, perché sapete benissimo che io lavoro in fonderia, stanotte ho il turno di notte per esempio, per cui il tempo per fare questo tipo di lavoro tecnico lo devo levar via mentre sto facendo altre cose. Pertanto ho dovuto per forza fermarmi su tutti i lavori che mi interessavano di più fare, cioè mi interessano fare i lavori di natura di pensiero filosofico, di pensiero religioso, di far comprendere alle persone quello che è la relazione fra l'uomo e il mondo, la relazione fra gli uomini e il tempo che gli sta attorno, cioè la vita, la trasformazione, le relazioni con gli dèi, le relazioni con la trasformazione di se stessi, la nostra parte profonda. Però chiaramente la vita non ti permette di fare solo quello che ti piace, ti costringe anche di fare molto lavoro tecnico, e purtroppo questo lavoro tecnico deve essere fatto, impegna e porta via tempo. Pertanto sono costretto, praticamente riprenderò il crogiolo dello stregone, riprenderò un altro dibattito, pian pianino andremo avanti, insomma. Però chiaramente costruire un sito in internet è un lavoro notevole, anche se, torno a ripetere, io uso il modo più semplice per costruire un sito, cioè uso praticamente la tecnica più semplice che esista, cioè link, pagine, link che circuitano su se stessi, per cui testi HTML,
pagine scritte che chiunque se può scaricare in un dischetto, riformatarle, leggersele, fare quello che vuole, anche se uso però la tecnica più semplice, è comunque lavoro, lavoro, lavoro. Poi se in questo vuoi fare una cosa carina che si presenta un attimino meglio, allora è altrettanto lavoro al quadrato, insomma, cioè, effettivamente o sei un professionista e conosci molto bene la costruzione di un sito, oppure se sei come me che fa le cose minime, ringrazio le persone che mi aiutano, in particolare mia figlia che si fa un mazzo tanto, gli servirà anche dal punto di vista professionale l'esperienza che si fa. Però se sei come me che non ha capacità tecniche per fare questo, chiaramente devi usare quello che hai. L'importante è che le idee girino, circolino e si fa quello che si può. Naturalmente una cosa viene a privare l'altra. Per cambiare discorso e tornando sulle attività della Federazione Pagana, sull'attività religiosa pura e semplice, vi ricordo che abbiamo già stabilito le date per i riti, il rito di agosto, che è la devotio che teniamo sull'altipiano di Asiago ormai da circa 10 anni, per cui penso che sia diventato un appuntamento molto particolare e molto anche legato alle persone della parte nord del Vicentino, la parte del Trevigiano, insomma, di tutta una serie di persone che non partecipano magari al rito del bosco che teniamo presso il Bosco Sacro, ma che partecipano al rito della devozio che viene tenuta ogni agosto, diciamo così, sull'altipiano di Asiago. Ormai credo siamo arrivati al 10º anno di rappresentazione. Accidenti, anche fischio, eccolo qua. E niente, abbiamo già stabilito la data. Naturalmente, le persone che sono interessate a ciò prendono contatti con i membri della Federazione Pagana, i loro contatti, e loro indicheranno luogo e posto in cui ci ritroviamo per appuntamento per il rito sulla devozio sulla Tipian di Asiago. E sì. Inoltre è stata stabilita anche la data per il rito dell'equinozio d'autunno. Ricordo che quest'anno il rito dell'equinozio d'autunno lo organizzerà tutto Francesco, per cui sarà tutto sulle sue spalle, lui deciderà com'è il rito, quando è farlo, l'organizzazione pratica, sarà tutto in mano a Francesco. E il rito sarà tenuto il 24 settembre. Il rito dell'equinozio d'autunno sarà tenuto il 24 settembre. Sabato 24 settembre presso il Bosco Sacro di Jesolo. Pertanto l'appuntamento per il 24 settembre a Jesolo e poi c'è l'appuntamento di agosto sull'altopiano di Asiago. Là dovete prendere contatti con i membri della Federazione Pagana che conoscete o che frequentate, insomma. Boh, detto questo, passiamo un pochetto al nostro amico Ratzinger. Per introdurre la trasmissione di oggi, ci serviamo di una lettera che è arrivata da Repubblica mercoledì 20 luglio e alla quale ha risposto Corrado Augias. La lettera dice: Caro Augias, una piccola riflessione sulla patetica vicenda della condanna dei libri di Harry Potter giudicati anticristiani da parte dell'allora cardinale Ratzinger. Vi ricordo che quando Ratzinger giudicò anticristiani i libri di Harry Potter, aveva quella funzione che è quella dei macellai cristiani, in pratica era il guardiano della fede, era il capo degli inquisitori della Chiesa Cattolica, la stessa carica che ha fatto morti e distruzioni nel corso dei secoli. Tanto per chiarire la funzione di Ratzinger allora, cioè non è che sia cambiata dopo che è stato eletto, tanto per essere chiari. L'attuale pontefice è stato bambino proprio nel periodo post-1933, quando in Germania all'infanzia venivano date letture, credo, un po' più anticristiane, dice questa lettera, di Harry Potter, nelle quali si esaltavano la razza e il sangue, si disprezzavano gli ebrei, come se i cristiani non esaltassero la razza, il sangue e non disprezzassero gli ebrei. Non mi risulta che un solo vescovo cardinale della Germania di allora abbia mai avuto il coraggio di definire apertamente i testi nazisti anticristiani, infatti erano cristiani, dico io. Secondo punto, io credo che lei e chissà quanti altri siano cresciuti con le favole di Grimm, Perrault, Andersen e Ali,
nelle quali si parla di maghi, streghe, orchi, bambini messi nello stile Hansel e Gretel, donne sgozzate, gettate in sgabuzzini, barba blu e altre fantasie e crudeli episodi. Eppure non ho mai sentito un solo papa o cardinale affermare che le favole dei bambini siano anticristiane. Infine, un'ultima considerazione. Io vorrei far leggere a Ratzinger i verbali dei processi in cui vi sono donne stuprate e vorrei capire con quale criterio le sue gerarchie hanno posto sullo stesso livello di gravità nel compendio al catechismo lo stupro e la masturbazione. Insomma, se il rispetto non me lo impedisse, vorrei chiedere al Papa se si rende davvero conto di quale sia il mondo in cui vive. Lettera firmata da Alberto Miatello. È sulla Repubblica, del 20 luglio 2005. Risponde Augias: le parole preoccupate che il Papa dedicò il suo tempo a Harry Potter intanto balzano in testa le vendite anche con l'ultimo volume delle sue avventure. Si prestano a varie considerazioni. La prima è che il Papa è padrone di disapprovare ciò che vuole e di sconsigliare i suoi fedeli con la forza spirituale che gli deriva dalla funzione la lettura di un qualsiasi libro, la visione di un qualunque film o opera d'arte. Alla Chiesa Cattolica, come ad ogni altra Chiesa, si aderisce su base volontaria, non è vero. Alla Chiesa Cattolica si aderisce per violenza e sopraffazione fisica. Dopodiché, se volete, ne parliamo anche delle tecniche di manipolazione mentale messe in essere dalla Chiesa Cattolica nei confronti dei fedeli e la violenza emotiva che viene fatta dalla Chiesa Cattolica su ogni bambino. Ma questo appartiene a me, non a Augias, chiaramente. Quindi nessun scandalo, così come non c'è stato scandalo quando pochi mesi fa un cardinale pensò di sconsigliare tardivamente, per la verità, la lettura del mediocre e fortunatissimo romanzo di Don Brown, Il Codice da Vinci. In vari episodi della sua lunga storia, la Chiesa di Roma si è trovata a dover consigliare o sconsigliare i propri fedeli. Il periodo più noto e prolungato fu quello conosciuto come Controriforma, seguito al Concilio di Trento 1545-1563. Volendo rispondere all'offensiva protestante aperta da Martin Lutero nel 1517, il papato dettò una serie di norme severe che riguardavano tanto i fedeli quanto gli artisti. Per questi divenne obbligatorio il rispetto di certi canoni, né più né meno come nell'URSS di Stalin. Tra l'altro, la Chiesa disponeva allora anche di un braccio secolare incaricato di far rispettare quelle disposizioni con strumenti di grande efficacia, tortura, morte, galera, eccetera, eccetera, dico io. A me l'esortazione su Harry Potter ha dato una certa malinconia. Mi sono chiesto se sia utile che alcuni cardinali, uno dei quali è divenuto papa, perdano tempo a giudicare anticristiani un paio di romanzi con tutto quello che accade nel mondo e in Italia, di crudele, di corrotto, di moralmente ripugnante. Questa è la posizione di Corrado Augias. Chiaramente ho molto da dire sia sulla lettera sia su Augias, però. Tanto per inquadrare un attimino il problema di Ratzinger e Harry Potter, perché in realtà la polemica è molto più grossa di quanto uno come Augias tende a leggere. E in effetti ho scatenato anche un bel putiferio su internet. Proviamo un attimino a leggersi l'articolo di Marco Politi della Repubblica del 14 luglio 2005 a proposito di ciò che dice Ratzinger. Una sottile seduzione che corrompe i giovani, distorce nel profondo la cristianità dell'anima. Ricordatevelo sempre queste cose. Subdolo, tentatore corrosivo della purezza dell'anima, è il maghetto Harry Potter, secondo il guardiano della fede, divenuto Benedetto XVI. Il giudizio è saltato fuori dall'archivio personale di Ratzinger, grazie a una soffiata di Dagospia, ed è durissimo. I libri di La Rowling, scrive l'allora cardinale, ad una critica tedesca, rappresentano subdole seduzioni in grado di distorcere l'indole dei giovani lettori. Le lettere risalgono a 2 anni fa. Gabriele Kubi, una critica letteraria tedesca, ha appena dato al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede un suo libro che si intitola eloquente Harry Potter. Good Other Boys, il maghetto insomma, è buono o cattivo? Non è solo un attacco al bestseller inglese, l'opera della Kubik. È intesa a sfatare il gossip britannico secondo cui voci britanniche a Papa Wojtyla e Harry piace.
No, spiega la Kubi, i libri di Rowling non sono un passatempo innocente, bensì corrompono l'anima dei teenager, offuscano in loro il chiaro confine fra il bene e il male, quindi mettono in pericolo la loro relazione addirittura con Dio. E questa è una fase di delicato sviluppo del senso religioso. Ben detto, replica Ratzinger, ringraziando il 7 marzo 2003 la Kubi per il pacchetto arrivato qualche settimana prima. Informatissimo libro, il suo giudizio. È un bene che lei, stimata e cara signora Kubi, scrive il porporato, illumini la gente su Harry Potter, perché si tratta di subdole seduzioni che agiscono inconsciamente, distorcendo profondamente la cristianità dell'anima, prima che possa crescere propriamente. Posso far sapere in giro questo altissimo giudizio? Chiede probabilmente Gabriel Kubi, lusingata dopo aver ricevuto la missiva cardinalizia. Il 27 marzo il braccio destro di Giovanni Paolo II dà il suo placet. Io posso darle con piacere il mio permesso di riferire il mio giudizio su Harry Potter. Firmato, cordiali saluti e benedizioni, Cardinale Joseph Ratzinger. Ora, questo è il giudizio di Ratzinger, allora cardinale, oggi papa. Naturalmente cosa succede? Succede che queste notizie fanno un po' il giro di internet e anche sulla main list paganesimo mi arriva una ragazza che scrive ogni tanto sulla lista e dice, riportando l'articolo di Marco Politi, dice: ora dico, sbaglio o il nostro Ratzinger sta scendendo sempre più nella mediocrità? A voi il giudizio. Naturalmente la cosa è più grave di quanto si pensi. Cioè, certe cose che fa la Chiesa Cattolica vanno analizzate nel profondo, vanno analizzate nel senso reale, non nel senso apparente. C'è uno come Buttiglione, un tale ministro della Repubblica, uno che fu cacciato a calci dall'Europa per le sue posizioni, che afferma che in fondo Harry Potter è una cosa buona. Harry Potter è una visione cristiana della vita, perché c'è il bene e il male. Beh, lasciatemi dire, l'Europa ha fatto bene a cacciare a calci in culo Buttiglione dall'Europa. Uno più idiota, uno più deficiente, uno, sì, lo so che sono insulti, ma io cerco di definire la sua intelligenza. C'è, cioè, uno che non capisce esattamente quali sono i meccanismi della vita, quali sono i meccanismi della società e che usa quella che è l'apparenza per ingannare le persone, beh, merita effettivamente il disprezzo che l'Europa gli ha girato attorno, altro che il discorso sui gay e sulle altre cose per le quali è stato denunciato, insomma, in Europa. Io, vediamo un attimo di sistemare, ecco qua. Il problema è estremamente profondo, infatti faccio un testo e mando in giro per internet. Purtroppo no, Ratzinger non sta scendendo nella mediocrità, Ratzinger è semplicemente terrorizzato.